Per quanto riguarda la restituzione, credo sia stato già chiarito che non è manco da pensare all'utilizzazione del supporto cartaceo, non tanto perché la restituzione comporta filmati o altre immagini in movimento, ma soprattutto perché non è interattivo, cioè con uno supporto cartaceo non avrei mai potuto avere la possibilità, come abbiamo visto prima, di smontare e rimontare un monumento. Né si può pensare di passare dal supporto cartaceo a quello elettronico e viceversa. Così pure è subito da chiarire che, almeno nel rilievo architettonico, non dobbiamo pensare di fare ricorso a programmi di CAD, in particolare AutoCAD. Sono programmi che vanno benissimo nella progettazione meccanica, ma non in architettura, dove la luce, il colore, l'ambiente in genere sono fatti molto molto importanti. Il software che utilizziamo nel corso e che è stato scelto è Maya. Un pochettino perché i costi sono scesi, un pochettino perché è possibile scaricare da internet la versione e-learning, che è uguale a quella commerciale. In tutto, salvo per il fatto che nel rendering ci sta il marchio sopra, ma questo ha importanza relativamente perché presuppongo che chi arriva a utilizzarlo per bene, con la versione per studenti è sui 250 euro, non è difficile fare un piccolo passo in avanti e utilizzare la versione diciamo completa anche per quanto riguarda il rendering. Anche qui vale il discorso fatto per laser scanner, cioè non dobbiamo mai fare il passo più lungo della gamba, cioè muoverci entro i limiti e con i programmi quando li controlliamo. Con Maya, già guardando questa stanza, questo ambiente virtuale, c'è poco, cioè non è manco c'è bisogno di presentarlo perché sono stato fatto dai film e basta vedere la pianta in primo piano per avere un'idea della rifinitura che possiamo raggiungere. E così nella modellazione abbiamo già visto tutti i filmati e tutti i modelli che abbiamo visto finora in questa presentazione sono stati realizzati con Maya. Da tenere presente che con Maya possiamo anche dare una massa, un'accelerazione agli oggetti. Se per esempio prendiamo un esempio della sfera disegnata così nello spazio, se a questa diamo una massa e fissiamo l'accelerazione di gravità, vabbè, mettiamo 9,8 come sulla Terra e diamo anche una certa elasticità, possiamo farla cadere, lasciarla cade ovviamente e può rimbalzare, se gli diamo una certa elasticità, anche fino a un livello superiore a quello dal quale è caduto. E poi, ovviamente, come tutti i corpi rimbalza fino a un certo punto. A questo punto, cioè, quando è chiaro che tutto questo può venire fuori, questo rimbalzo, così leggendo dal manuale le istruzioni e facendo rimbalzare la palla, è la cosa più banale che si fa nell'animazione. Però il problema non è di far rimbalzare la palla, è di capire il meccanismo per poter arrivare anche a verifiche statiche. E prendiamo per esempio il caso dell'arco, che si mantiene perfettamente così come disegno, ma se proviamo a sfilare il concio in chiave e diamo anche qui una massa, materializziamo, diciamo, i conci, vediamo che l'arco cade. E questo richiede esercizio, non c'è niente di difficile. Bisogna, tanto per tornare al caso della sfera, disegnare la sfera, porre una certa posizione, dare un certo peso e poi agire su tutti i parametri, dalla spinta iniziale, dall'accelerazione di gravità che possiamo anche variare, dalla massa della sfera, dall'elasticità della sfera o del supporto su cui cade,
provarli tutti questi fatti. Quando si diventa padroni si può passare a esperimenti più complessi. Del resto penso che il problema di fondo dello studente non è tanto fare qualcosa, ma imparare a studiare, imparare a utilizzare questi strumenti. Chiaro che non ha senso provarli a fine a se stessi, bisogna sempre concretizzare i risultati in qualcosa di utile, diciamo. Più che la precisione nella restituzione, quello che conta è la presentazione di questo, che in realtà è sempre un progetto, perché il rilievo non è altro che un progetto per realizzare la replica di una certa opera. Una volta si è rilievo, cioè il progetto in sostanza, le tavole grafiche erano accompagnate sempre da una relazione scritta. Oggi che siamo sul digitale è evidente che oltre a immagini interattive e ipertesto, non può mancare, secondo me, una presentazione video del monumento. Proprio perché abbiamo la possibilità di toccare il modello, di smontarlo come abbiamo visto, e tenendo presente che è sufficiente cambiare il punto di vista del modello per poter accedere a tutti i particolari. Assume molta importanza la preparazione nel settore della fotografia, ma anche questo, come per, è sempre frutto di un'esperienza, di successive prove, fino a riuscire, diciamo, io dico, a vendere il prodotto, perché in effetti è inutile entrare nei particolari costruttivi di tutto se poi nessuno li riesce a vedere. Ora, ripeto, cambiando solamente il punto di vista della ripresa di questo modello virtuale e entrando dentro, ci possiamo muovere all'interno e raggiungere persino, per esempio, la grata del confessionile, che può essere curata ancora in tutti i particolari, ma se non si fa presente che è stata curata questo, nessuno andrà mai a vederlo. E dico questo particolare come una vista curata della Chiesa, tenendo presente che la telecamera la possiamo portare a quota terreno, come la possiamo portare a quota della copertura, non ci sono limiti, ci sta solo un'abilità nell'inquadratura di una macchina fotografica che questa volta è perfetta, perché non dimentichiamo che è una camera virtuale, però con la possibilità di conoscere la distanza principale, il formato dell'immagine, l'immagine stessa, che in sostanza è un mosaico, dove ogni tassello, ogni pixel ha una propria posizione e può essere raggiunto. Quindi non ci sta da meravigliarsi che, finito il modello, presentiamo lo stesso modello con rilievi fotogrammetrici. Qualcuno può dire: ma perché, se abbiamo già il modello col software? No, perché in sostanza il modello, secondo me, va sempre presentato, possibilmente anche via rete, se vogliamo avere studi a livello internazionale e contatti di questo tipo. E perché in sostanza una cosa è guidare la visita di un modello, una cosa è un po' come finire un edificio, dare le chiavi del portone a una persona e poi si arrangia. Vabbè, potrà trovare tutto, ma non potrà mai sapere come per bene come funzionano gli impianti, come tutto ciò che è stato curato nell'edificio, che dovrebbe essere trattato ormai alla stregua dell'automobile. Nell'automobile ci preoccupiamo parecchio di tutti gli accessori e tutte le rifiniture.